vi assicuro che quando sarò nel Taklamakan a 60 gradi non rimpiangerò queste temperature, perché sono veramente torride. Siamo a circa 2000 metri, ci mancano ancora più di 800 metri di dislivello per arrivare al Boccalatte. Si trova in cima a quelle rocce, è impossibile da percepire per la videocamera, ma vi assicuro che c'è, almeno spero. Rifugio Boccalatte, che è lì sulla destra del ghiacciaio, sopra lo sperone di roccia, è un posto per molti ma non per tutti. Bisogna essere ben allenati, sono 1400 metri di dislivello e soprattutto gli ultimi 1000 che stiamo facendo sono veramente molto ripidi. Non crediate quando vedete Attila insieme a me nelle riprese che abbiamo un ghost operatore, un operatore fantasma come hanno le troupe, quelle serie, quelle vere. In realtà noi utilizziamo una tecnica particolare che si chiama rangete, che non è in francese, è in dialetto trentino, che vuol dire arrangiati. Posizioniamo la fotocamera su un sasso e speriamo di essere dentro nell'inquadratura. Siamo arrivati al rifugio, come dicevo prima è una bellissima salita ma sicuramente impegnativa, soprattutto sull'ultimo tratto. L'alpinismo è uno sport per uomini duri e questo porta a pensare che gli alpinisti siano immuni da quelle che sono i piccoli e grandi fastidi delle persone comuni. Purtroppo non è sempre così. Un caso fra tutti è quello di Carlo Mauri, uno dei più grandi alpinisti di tutti i tempi dopo Bonatti, che purtroppo a poco più di 50 anni è morto di infarto. Questo mio amico ha avuto un altro piccolo infortunio, anche lui di questo tipo, e a un certo punto il medico gli ha detto di calmarsi, di stare molto calmo. Perché? Perché è una delle poche persone che conosco che hanno fatto nella vita più stupidaggini di quello che ho fatto io. E giustamente lui ha fatto due conti e ha detto: benissimo, non posso più andare a fare il giro del mondo, non posso più andare ad arrampicarmi sulle pareti più estreme, cosa faccio? Vengo a gestire il rifugio Boccalatte a 2800 metri di quota. Franco Perlotto, il grandissimo Franco Perlotto. Un passato di alpinista di altissimo livello, è stato uno delle persone che a livello planetario hanno interpretato meglio il free climbing, l'arrampicata libera, ai suoi esordi negli anni 70. Perché sei arrivato qui? No, qui è stata una scelta un po' dovuta. La cooperazione, non potevo più andare in giro dopo l'infarto che ho fatto, un po'... No, vecchi siamo, abbiamo 60 anni, di due, cosa vuoi fare? Ed è il posto giusto da gestire. Questo qui è un rifugio piccolo, però è anche importante, perché era chiuso da tanti anni. Da tanti anni le guide alpine non si sentivano più di portare i clienti a scalare la via normale delle Grand Jorasse, che comunque tra i 4000 delle Alpi è la più difficile come via normale. Franco, io spero di tornare prima di che tu chiudi verso metà settembre. Io tornerò i primi di settembre, sicuramente se riesco faccio un salto qui, perché incontrarti è sempre bello e questo posto è sempre magnifico. Grazie.